Nell'orghe del TG Express di oggi, crisi cittadina politica, oggi la soluzione? 18 assunzioni in comune, slittano le scadenze. Mario Bruno auspica un nuovo negoziato tra Spagna e Catalogna. Giuseppe Casu è il nuovo direttore della Coldiretti Romana. Campionati nazionali, l'Amatori ospita il Cus Milano, mentre la Mercedes è di scena sul parquet del San Raffaele Roma. A tra poco! La tua storia è unica, come te. Raccontala con i nuovi vasetti Nutella. Milioni di combinazioni diverse per parlare di te. Nutella, come te non c'è nessuno. Buongiorno, bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Come avete visto nei giorni scorsi, il nostro TG è in diretta esclusiva sull'app Alghero Channel, scaricabile su Google Play o accessibile direttamente sul sito www.app.algherochannel.it. Per tutti i nostri telespettatori andiamo anche in lieve differita sulla pagina Facebook di Alghero Channel. Oggi giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, anche noi abbiamo voluto, come vedete, onorarla trasmettendo qui da Via Garibaldi, dove è stata deposta questa mattina una corona d'alloro. Iniziamo subito con le notizie. Politica. Pare ormai rientrata la crisi politica cittadina. Oggi alle 17 nella sede algherese del PD in via Mazzini 99 è in programma una conferenza stampa sull'argomento. Parteciperanno il segretario regionale del PD Cucca, il provinciale Cordedda, il cittadino Mario Salis e il sindaco di Alghero Mario Bruno. Quasi certo l'annuncio del ritiro delle dimissioni, visto che il termine ultimo è fissato per domani. A causa di un disservizio sulla piattaforma informatica di Randstad Italia, la società incaricata dal Comune di Alghero per l'avviamento di 18 unità di lavoro da assumere a tempo determinato con contratti di somministrazione, la scadenza delle candidature è stata prorogata alle 12 di lunedì 6 novembre. Serve un nuovo negoziato nei rapporti tra Spagna e Catalogna, come chiede autorevolmente anche la sindaca di Barcellona, Ada Colau. Questa è una parte della dichiarazione del primo cittadino di Alghero, Mario Bruno, ieri a margine di Creatività UNESCO, a Parigi, dove si trova per rappresentare la città catalana d'Italia nell'ambito della rete delle città creative. E Giuseppe Casu, il nuovo direttore della Coldiretti Romana. Il 41enne agronomo algherese, dirigente della Federazione Regionale Sarda e alla guida della Coldiretti Oristano dal 2014, subentra a Roberto Scano, direttore della Federazione dal 2015. Ora diamo la linea alla regia per alcuni istanti, poi torniamo qui in diretta da Via Garibaldi. La mozzarella di bufala, se è nobile, è meglio. Farinelli Fresco Market. Sport, sesta giornata per i campionati nazionali. Nella B di rugby, l'Amatori Alghero ospita il Cus Milano Maria Pia alle 14.30, mentre nella A2 di basket femminile, la Mercedes Alghero discende alle 16 sul parquet del San Raffaele Roma. Ora vi lascio con la rubrica Oggi 5 anni fa. Alle 14 per Alghero e i suoi figli d'arte, appuntamento con Massimiliano Fois. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o domanda potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A dopo! Cosa succedeva oggi 5 anni fa? Oggi parliamo del 4 novembre 2012. Di cosa si parlava? Si parlava della poca partecipazione di politici e cittadini all'omaggio ai monumenti ai caduti in occasione del giorno dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate. Si parlava della brutta avventura di una famiglia di Alghero, ricoverata in blocco in ospedale dopo aver mangiato un risotto condito con Entoloma cineatum, fungo raccolto nelle campagne di Villanova Monteleone e contenente diverse tossine molto pericolose. Ad aver accusato i tipici malori da intossicazione erano stati il 99enne padre, la 65enne figlia e la 54enne nipote. E infine si parlava del derby regionale di rugby tra Amatori Alghero e Amatori Capoterra, valido allora per la quinta giornata del girone 2 del campionato di Serie A. A Maria Pia vinsero gli algheresi 14-11 e a distanza di 5 anni l'Amatori gioca anche oggi a Maria Pia alle 14.30 con il Cus Milano. Vi consiglio di andare a vederla per passare un bel pomeriggio di sport sano. Per oggi
direi che è tutto per la nostra rubrica, quindi non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento a lunedì. È arrivata l'app di Alghero Channel, la web social TV. Puoi vedere l'Alghero TG Express in diretta, gli approfondimenti e tutte le passate edizioni del TG. Accedi a tutte le puntate del fortunato format Audaci a cuore aperto. Un'applicazione interattiva che ti consente di inviare video, foto e messaggi. Scaricala da Google Play o accedi direttamente dal web www.appalgherochannel.it. Alghero Channel, web social TV.